Siamo con Marco Fantozzi, Italian Water Club. Oggi è una giornata molto ricca, molto importante, perché parliamo di soluzioni innovative per la misura, l'analisi e il controllo delle reti di distribuzione idrica. La prima sessione appunto guarda alle aziende, tu sei il chairman, parlaci un po' insomma di questa mattinata. Benissimo, abbiamo voluto fare questa giornata, in particolare questa sessione, per portare alle aziende che gestiscono gli acquedotti delle soluzioni innovative per la misura e per il controllo delle reti. È il futuro, tutto il mondo si sta andando sempre più verso l'applicazione di tecnologie e sistemi intelligenti per il governo e l'ottimizzazione delle reti idriche. E quindi abbiamo voluto riunire con l'aiuto dei membri dell'associazione IWC alcune esperienze, alcune tecnologie molto interessanti per i gestori e presentarle in questa giornata. Puoi farci qualche nome, puoi presentarci insomma quantomeno sì, i titoli o le esperienze principali. Qui abbiamo software per la modellazione delle reti idriche presentati dalla Bentley, abbiamo strumenti avanzati di misura in campo basati su sistema elettromagnetico presentati dalla Isoil, poi abbiamo i sistemi di automatic meter reading e contatori presentati dalla Maddalena e poi ancora delle tecnologie che sono legate alla precisione della misura sui contatori dell'utenza presentate dalla Rubinetteria Bresciane. E poi io farò anche una presentazione generale di tutto quello che sta avvenendo a livello internazionale come sviluppo nel settore dell'ICT e dell'intelligenza, degli smart water system. Il tuo intervento è calibrato proprio sulla gestione efficiente. Esatto, parlerai di gestione efficiente nel corso del tuo intervento. Ecco, voglio evidenziare che questo è un potenziale, voglio dire, anche economico molto forte per l'Italia. Si parla sempre tanto di grandi aziende, ma aiutare, agevolare una corretta gestione delle reti idriche e le aziende che portano innovazione e tecnologia in questo settore può dare uno slancio anche occupazionale importante per l'Italia in questo momento. Grazie Marco Fantozzi, IWC. Grazie a voi. Grazie.